Nuggets, benvenuti in questo nuovo episodio nel Il Picco Infuocato Plus. Oggi faremo ovviamente tutti i livelli e saranno super complicati. Fidatevi di zio Nug. Detto ciò, andiamo. Per questo vi esorto e vi invito, che è un sinonimo, a lasciare un bel mi piace. Arriviamo super giù ai 100. Detto ciò, qui bisogna fare molta attenzione, perché bisogna fare così. Ok, poi rimandarlo indietro, il mini Mario, e poi subito premere il tasto rosso, per poi premere subito il tasto giallo. Noi andiamo avanti nel frattempo, perché non possiamo aspettare il mini Mario. Ricordiamocelo, tasto blu. Ritorniamo indietro e tasto giallo. Let's go. Vai, vai mio prode guerriero. Vai. Grazie. Prendi tutte e due, prendi anche la vita, già che ci sei, e poi andiamo. E abbiamo finito il primo livello. Quanto ci abbiamo messo? Una trentina di secondi? Calcolatemelo nei commenti, mi raccomando, scrivetelo. Detto ciò, andiamo avanti. E ovviamente, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, che ve lo devo stare pure a dire. Cioè, mi sembra pure ridicolo. Detto ciò, andiamo avanti con il secondo livello, con l'uccellaccio di fuoco, la fenice di fuoco. Esatto. Detto ciò, let's go. Qui vi dovete fare una speedrun in poche parole, perché sennò non potete sopravvivere. Fidatevi di zio Nug, che ha commesso già un errore. Ok, facciamo così. Per favore. Ok, saltate ora, andate di qua velocemente, sperando che lui... Mamma mia. Ok, e let's go. Vai, apri sta porta. L'abbiamo fatto. Quanto ci abbiamo messo? Meno di 30 secondi? Mi raccomando, scrivetelo pure questo nei commenti, perché non lo so, sto super concentrato, super in hype, perché noi dobbiamo sconfiggere Donkey Kong, ovviamente. E con la lava non si scherza, si va a finire veramente in brutti guai. Ok, con gli spiritelli di fuoco. Ok, allora, gli spiritelli di lava sono molto cattivi, perché vi possono fregare alla grande. Fidatevi. Allora, detto ciò, let's go, si parte, ti pre... Detto ciò, si parte, let's go. Magari se aspettiamo, vai, 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 mini Mario. Ora, quando lui sta in aria, per favore italiano, facciamo così e saltiamo, ok. Prendiamo il regalo, ora. Ora, per favore, mini Mario, grande. Detto ciò, vieni a noi. Qui dovete fare pure una super speedrun. Il semplice fatto. Ok, e poi andate verso la porta. Oh, ce l'ho fatta. Mamma mia, mi è salito tipo il panico più totale. Non so il perché, ma mi è salito il panico. Quindi scusatemi. Ok, detto ciò, perfetto. Abbiamo preso tutti quanti i regali, ovviamente. Sto sudando freddo, letteralmente. E mamma mia. Detto ciò, livello numero 4. Che bellezza. Quale sarà? Perché ci stanno le catene. Oh. Ok, guardiamolo subito. Dovrebbe essere semplice, ma c'ho paura. Quindi, let's go. Allora, presumo questo. E attiviamo il primo regalo. Ok, allora io vado da questa parte. Nel frattempo che scendo molto velocemente. Ok, l'ho fatto scendere. Ottimo. Quindi devo tipo farlo con super nonchalance per prendere questo. Saltiamo, blocchiamolo, perché sì. E poi tipo
Devo fare così per scendere. Ok, ma lui deve salire. Quindi ancora no. Questo mi sa che dobbiamo farlo dopo. Per favore, puoi venire qua, Mini Mario? Grazie. Oh. Ok, quindi let's go. Mamma mia. Non scendere. Non dovevo scendere. Dovevo aspettare. Per favore, vieni. Vieni qua. Bravo, Mini Mario. Ok, Mini Mario, vai, prendi il regalino. E poi noi dobbiamo fare, penso, questa cosa qui, ovvero portarlo giù e stare belli calmi. No, ho sbagliato. Forse prima devo attivarlo. Quindi, ok. Quindi prima lo attivo, poi vado qui giù, poi faccio così. E poi devo fare come ho fatto prima. Così. Ok. Ti prego, giù. Ok, vai, let's go. Mancavano 30 secondi, ce l'abbiamo fatta. È stato ridicolo. Molto probabilmente dovevamo bloccarlo con il regalo rosso. Però non lo so. Va bene così, ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo speso un po' più di tempo qui, perché era leggermente più complicato. E anche perché sono morto nella parte precedente. Ma detto ciò, andiamo avanti con il barile. Il barile, per cosa mi potrebbe servire? Non lo so. Molto probabilmente per far salire Mini Mario. Quindi, oh, che succede? No, si muove la lava. Vero? Come pensavo. Detto ciò, let's go. Posso fare tipo così? Ok. Vai. Fatto. Speedrun pure questa. Va bene, è molto semplice. Abbiamo raccolto d'altronde tutti i regali. Molto probabilmente il metodo inteso era: sali sulle ferrovie, per così dire, per andare sul ponte per prendere il barile. Ma noi abbiamo fatto la speedrun e non ce ne frega assolutamente niente. Detto ciò, andiamo col livello numero 6, che penso che sarà abbastanza antipatico. Allora, vediamo. Uccellaccio di fuoco, Shy Guy blu che sputa fuoco. I regali stanno lì. Ok, ci stanno due pulsanti, una vita. Il pulsante blu, noi dobbiamo scendere per prendere il coso, per poi risalire, premere il... Oh my god. Detto ciò, penso di avere la strategia vincente. Magari se si attacca, grazie. Quindi facciamo prima questa cosa qui, va. Ok, poi prendiamo il regalo, saliamo. Andiamo di qua, facciamo così. Mamma mia. E premiamo questo, perché mo vi spiego il perché. Ora ce l'ho. Oh. Vai. Non devo premere il pulsante. Che lo sapevo che morivo per una cosa così stupida. Abbiamo capito come fare, insomma, però. Perché già avevamo tanti regali. Tanto qui non moriamo. Per il semplice fatto che recuperiamo. Poi bisogna usare questo pure. Sicuramente per mandare a prendere il regalo blu. Dico bene. Cerco di fare in questa maniera. Ok, poi. Ok, let's go. È il momento giusto, secondo me. Ok. Stai attento, Shy Guy. Allo Shy Guy. Sapete che c'è? Me lo levo subito di mezzo sto Shy Guy, perché mi potrebbe creare problemi solamente. Quindi me lo levo di mezzo, prendo il regalo subito.
e let's go. Speriamo che questo sia il tentativo buono, perché non c'ho tempo. Ok. Ok, vai. Momento giusto, se non lo faccio ora non lo potrò mai più fare. Quindi, per favore, aspettiamo che scagazzi. Ok, è il momento giusto, ripeto. Let's go, vai. Ah, faccio così. Ok, ce l'ho fatta, Nuggets. Ce l'ho fatta. Abbiamo finito, vai. È giunto il momento di affrontare Donkey Kong. Mamma mia, mamma mia, veramente. Vai Donkey Kong, sono tutto tuo. Ma prima prendiamo un po' di vite, che siamo vicini alle 99 vite. Perché siamo a 77, mancano semplicemente 22 vite. Ok, sono leggermente preoccupato per questo minigame. Sì. Ok, faccio così. Tipo, posso benissimo rincorrere la chiave. Ok. Ok. La prendo, ti prego. Ok, perfetto. 1, 2, 3. E let's go, ce l'ho fatta. In 3 secondi mancavano 80 vite, 82, 83, 84, 85. Let's go. Ora manca soltanto Donkey Kong e abbiamo concluso qui. Ok, Donkey, fammi vedere la tua tenibile ira. Ok, ci stanno un sacco di questi che mi preoccupano, quindi subito così. Sto così per sicurezza perché c'ho paura. Ormai ho imparato che questa è la strategia migliore, tipo. Quindi. Ok, possiamo fare così. Ok, buono. Ok. Ok. Allora, un attimo. Che capisco bene come fare. Devo semplicemente stare calmo. Ok. E buttarlo da lui. Quindi let's go. Vai. Alcuni vanno direttamente nella lava. Ok, buono a sapersi questa cosa. Due volte nella lava, va bene. Ok. Quindi let's go. 3 volte. L'ho beccato l'ultima volta, manca. Aspetto un pochettino, perché tipo lui deve fare difficile. No, adesso tira sul... Se non vado a prendere quello, penso che non li vedrò mai a casa. Quindi, let's go. Ce l'abbiamo fatta, siamo stati calmi, abbiamo ragionato. E questa è la cosa vincente, ragionare, Nuggets. Detto ciò, io vi saluto per questo video. Sicuramente adesso andremo verso il nuovo mondo, che è quello di la meravigliosa Minilandia. E congratulazioni, hai completato il picco infuocato. Pronti? Let's go. Andiamo avanti verso l'incantevole Minilandia Plus. Pronti? Ci vediamo nel prossimo episodio. Let's go.